Siamo qui per la sua presentazione. È una presentazione che, come ho detto anche ieri, ho anticipato su quelle che sono le linee guida in accordo con il Mister, stiamo perseguendo quella di cercare quanto più è possibile l'uomo giusto al posto giusto. Questo sarà il nostro sforzo e quindi con un attacco che prevede gli esterni è una prima punta. Marco Olivieri rappresenta uno degli esterni che andrà a comporre la nostra rosa. Ve lo lascio, arriva con la formula che avete già letto del prestito con obbligo di riscatto in Serie A e diritto di riscatto da parte nostra in Serie B. C'è una prima domanda per Marco Olivieri da parte di Elio Donno del Corriere dello Sport. Prego Elio. Olivieri, lei ha avuto una carriera breve, già intensa, quest'anno ha vinto il campionato con l'Empoli, un numero cospicuo di presenze. C'è il rammarico per questa Serie A rinviata quantomeno? Con quale stato d'animo viene quindi qui a Lecce? Innanzitutto buongiorno a tutti. Ma guarda, ci siamo messi d'accordo con l'Empoli, è stato deciso che era meglio fare un altro anno in B. Quando ho saputo della chiamata del Lecce non ho esitato un secondo a dire subito di sì per venire in questa piazza storica e gloriosa. C'è Francesco Buia del Nuovo Quotidiano di Puglia. Buongiorno, salve. Allora, Lecce è una piazza sicuramente che ha una grande fame di rivincita, visto l'epilogo dello scorso campionato, sia per il risultato che per la modalità. La preoccupa o la esalta il dover arrivare in una piazza che si aspetta molto dal prossimo campionato? Guarda, mi piacciono molto le piazze calde, ma serve tempo e lavoro per raggiungere gli obiettivi della società. Pier Andrea Casto, Salento Live 24, prego. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Marco. Tu hai assaggiato sia la Serie A che la Champions con la Juve di Sarri. Cosa ti ha lasciato quel periodo in cui ti sei allenato con dei grandi calciatori e quanta voglia hai di tornare a quei palcoscenici? È stata una stagione, quella che ho vissuto alla Juve, molto significativa per me. Sono cresciuto molto in tutti gli aspetti, ho cercato di rubare un po' ai miei compagni un po' di mestiere e sono stato molto contento di quella stagione. Carmen Tommasi di Telerama, prego. Buongiorno e bentrovato. C'è qualche treno che ritiene di aver perso nella sua carriera? Se si sente di fare una promessa ai tifosi del Lecce e che Serie B si aspetta? Ma guarda, di treni non ho persi perché la mia carriera è iniziata da 2-3 anni. Per i tifosi del Lecce posso dire che darò sempre 100% in campo, poi lascio parlare il campo che le parole. La Serie B quest'anno secondo me è ancora più difficile dell'anno scorso, sono le solite 5 squadre che puntano a vincere, c'è sempre la mina vagante inaspettata. Alessio Amato di Calcio Lecce. Ciao Marco, buongiorno. Volevo chiederti cosa si prova per te, per un giovane in generale, a venire in una piazza che prima della pandemia era l'ottava in Italia per presenze agli stadi, se una pressione o una spinta in più. E poi seconda cosa, dal punto di vista tattico, il direttore ha detto insomma che vieni come esterno, cambia il modulo rispetto all'anno scorso, per te ovviamente, e quindi come ti approcci a questa nuova soluzione? Grazie. Innanzitutto io nasco come esterno, poi ho giocato l'anno scorso da seconda punta, però il mio ruolo è esterno e quindi sono molto contento che il direttore mi abbia scelto. Qual era, scusami, la prima domanda? Sulla presenza dei tifosi. Ma a me il calore dei tifosi mi carica ancora di più, quindi sono molto contento. Gabriele De Giorgi, Lecce Prima. Sì, buongiorno. Volevo semplicemente chiederti di fare una tua descrizione delle caratteristiche tecniche, anche perché questo è un europeo che sta mettendo in luce la grande brillantezza di alcuni esterni.
del reparto offensivo, penso per esempio a Chiesa, un nuovo modo di essere attaccanti. Tu che descrizione fai di te stesso? Sono un esterno che gli piace molto attaccare le spalle della difesa, ho bella forza, dribbling c'è da lavorarci, però comunque non mi lamento. E poi preferisco accentrarmi per tirare col mio piede preferito destro. Se non ci sono altre domande per Marco Olivieri, lo salutiamo. L'ultima domanda di Pierandrea Castro. Solo una curiosità, hai scelto già un numero di maglia? Ma no, perché penso che dovremmo deciderlo insieme agli altri compagni. Però comunque vorrei l'11, se è disponibile mi accorderò con i miei compagni. Quello che io oggi vorrei aggiungere a qualcosa che, credetemi, ieri una in particolare proprio mi è sfuggita, era una nota che avrei voluto anticipare ieri prima che voi la possiate leggere sul sito nostro, ed era che per motivi familiari Pisacane mi ha chiesto veramente per motivi familiari 10 giorni di assenza, poi se li risolverà prima verrà prima, ma almeno 10 giorni per poter risolvere i suoi problemi familiari, con la speranza che possa risolverli prima e aggregarsi alla squadra prima possibile. Però 10 giorni sono stati quelli che mi ha chiesto, che noi come società gli abbiamo dato. Scusatemi se ieri sono stato non attento ad anticiparvela. Poi ho detto ad Andrea che oggi l'avrei fatto in attesa, mi ho detto farlo presente già su. L'altra cosa è quella di quando ho parlato di settore giovanile, che sapete quanto a cuore mi ci sta a questa società, e quanto lo mettiamo al centro il nostro settore giovanile, anzi da dire che lo mettiamo quanto al centro quanto la prima squadra, non in maniera inferiore, quindi stanno di pari passo. Quindi al centro è la prima squadra e al centro è il settore giovanile. E per un responsabile di un'area tecnica, quando ci sono due componenti importanti che sono e devono viaggiare per importanza di pari passo, non può non tenerne conto un responsabile. Per cui io di cosa ho tenuto conto sempre, l'ho fatto in passato, ancora di più adesso, alla luce di quello che vi ho detto ieri, stando in Serie B le risorse sono quelle che sono, e quindi creare fonti di ricchezza creandole in casa credo che sia un aspetto determinante per la vita di questo club. E quindi il settore giovanile nostro dovrà diventare una fonte di ricchezza tecnica ed anche economica, perché se lo diventa di natura tecnica lo diventa anche di natura economica, per supportare il club e tenerlo al centro delle attenzioni. Non so. Quando parlo di attenzioni vorrei dire attenzioni a livello non solo nazionale, perché siamo sotto questo aspetto consapevoli che attraverso il lavoro, attraverso le idee, come ho detto ieri, si possono raggiungere certi obiettivi, che bisogna avere pazienza e tempo per raggiungerli, e il settore giovanile ha un ruolo determinante, importante in questo. Per cui quando io ieri ho voluto sottolineare che noi quando facciamo o teniamo conto di certi aspetti non guardiamo in maniera superficiale quello che a volte si può avvertire all'esterno.
noi quando prendiamo delle decisioni crediamo che debbono avere un supporto molto razionale, molto importante, e quindi la decisione di prendere, anzi di proporre, perché un responsabile, un direttore propone alla società, non impone, propone alla società da funzionario quale si deve sentire anche, l'allenatore, quando propone alla società un allenatore lo propone tenendo conto di certe caratteristiche. Io nel proporre Baroni ho tenuto conto che Baroni sia un tecnico capace di supportare un modello di gioco e di esaltarlo, un modello di gioco dove contempla quanto più è possibile tutti i ruoli del campo. E quindi questo perché? Perché quello che viene dal settore giovanile, il meglio che viene dal settore giovanile e va, dovrà essere inserito, collocato in prima squadra per la sua consacrazione, non può avere la prima squadra dei ruoli scoperti. Per cui se esce dal settore giovanile un esterno alto, non può la prima squadra non avere quel ruolo, perché se no è destinato a svanire oppure ad essere anticipatamente dato. Quindi il 4-3-3 contempla la partecipazione di tutti i ruoli, dove ci sono i due marcatori centrali, i due esterni bassi, convocazione più difensiva che offensiva, mentre gli esterni alti sono con più vocazione offensiva che difensiva, tre tuttocampisti che debbono avere tutte e tre le vocazioni, offensiva e difensiva, con le caratteristiche chiaramente che può avere un tuttocampista, chi sa giocare meglio dietro la linea della palla, chi sa giocare di più davanti alla linea della palla, ma sempre queste caratteristiche sono quelle che un attaccante, quindi tutto ciò che viene dal settore giovanile deve avere riscontro in prima squadra. E questo la dimostrazione ancora di più tangibile che noi non facciamo moduli per fare qualcosa di fantasioso. Lo facciamo alla luce di considerazioni che spero che possano essere da parte vostra comprese e recepite per quelle che sono, per il motivo per cui le sto dando e non per altri motivi. Fatte queste due considerazioni che mi premeva fare, vi lascio per qualche domanda di circostanza. Elio Donno del Corriere dello Sport, prego. Direttore, visto che hai introdotto il discorso del settore giovanile con molta chiarezza, volevo chiederti se avete già deciso o dovete ancora decidere l'assetto tecnico organizzativo dal vertice sino agli allenatori delle formazioni minori. Posso anticiparvi, però speravo di come se c'è qualche domanda dove io posso rispondere senza nessun problema, cosa che questa domanda lo faccio anticipando magari quello che poi ufficialmente faremo in queste ore, perché era tutto, stiamo dando delle priorità, capite che quindi con Greco abbiamo l'allenatore Greco, perché partiamo dalla primavera per la quale mi hai fatto la domanda. Sì, responsabile, come c'è il supervisore del settore giovanile che è il sottoscritto, e quindi che a capo
del responsabile, poi c'è un responsabile del settore giovanile, poi c'è l'allenatore che ha altri 2 anni di contratto, quindi non era già sotto contratto, mentre Greco non era in contratto, abbiamo provveduto a prolungare per altri 2 anni, mancano le firme, però c'è già accordo su tutto, ecco perché non avevamo ancora, mancava solo la stipula di mettere da parte della segreteria il contratto in essere, però questi sono gli accordi per altri 2 anni. Lo staff sarà uguale dell'anno scorso, della primavera. Per quanto riguarda le altre categorie, ancora non le sto valutando e non è detto che non ci possa essere qualche variazione, però diciamo che saranno variazioni che verranno portate piano piano poi a vostra conoscenza. L'altro aspetto è in questo senso. Poi le altre cose piano piano le andremo a, perché siamo appena da poco tempo che è finita l'attività del settore giovanile. Posso aggiungere questo a proposito della primavera, che partiremo, già programmato tutto, ho programmato con il responsabile che partiremo con la primavera, ci ritroveremo il 25 e 26, faranno i test, quindi ci riuniremo il 25, 26 ci saranno i test, poi stiamo vedendo se troviamo la possibilità di andare, di fare un ritiro anche di 2 settimane con la primavera, se questo sarà possibile alla luce di tante considerazioni che potete immaginare, se sarà possibile lo faremo di 10 giorni, 15 giorni, se no lo faremo in loco. Però le date sono queste. Carmen Tommasi, Telerama, per il direttore. Direttore, buongiorno. Buongiorno. Senta, in questo weekend ci possiamo aspettare qualche altra ufficialità per quanto riguarda la prima squadra? Io sulle linee guida che vi ho detto ieri mi sto muovendo. È logico che mai dire gatto, come per usare un termine spesso, se non ce l'hai nel sacco, no? Quindi io non posso dire se sto lavorando a largo spettro, se fosse un antibiotico direi medico a largo spettro però da direttore calcistico devo dire che sto lavorando a largo raggio per cercare di arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati, però di ufficiale non vedo nell'immediatezza perché diciamo che 4 già acquisti sono stati già impegnativi e sono stati anche tempestivi, perché ogni trasferimento ha bisogno pure delle sue dinamiche economiche, le sue dinamiche che tengono conto di tanti aspetti. Nicola Ricci di Salento in Tasca, prego. Buongiorno direttore. Beh, una mi ha anticipato il decano, perché il settore giovanile, come sai, da tempi non sospetti di Robertino, di Gino, eccetera, è sempre nei miei pensieri e nel mio cuore. Volevo sapere, non so se l'avete detto ieri, io non ce ne sono potuto essere, la situazione di Pizzini, che era stato definito per quasi diciamo accordato, e poi ci sono delle voci contrastanti, e poi se avete fatto più o meno, non sui nomi, non sui ruoli, però un progetto su quante unità dovrebbero effettivamente servire come integrazione e rafforzamento della prima squadra. Grazie. Ma io, come ho già detto ieri di Pizzini, già risposto ieri su quanto riguarda questa situazione. È una voce che è uscita, che trova conferma di un nostro interessamento, ma io per ogni ruolo mi interesso di più calciatori, non è che vado solo singolarmente su uno. Però per non smentire certe voci e per evitare poi che altre voci escano che non sono vere, per darvi un supporto importante quando capisco che c'è qualche voce che può uscire che non è priva di fondamenta, vi aiuto e confermo quella voce. Come Pizzini l'ho confermata, perché non era priva di fondamento, era vera. Però insieme a Pizzini il mio interesse su certi ruoli è più, poi può essere Pizzini, può essere un altro, questo
quella non l'ho smentita perché è vera. L'ultima domanda di Gabriele De Giorgi di Lecce Primo. Sì, di... No, avevo chiesto se era possibile più o meno se avete fatto un numero, diciamo, di quante unità dovessero essere necessarie. Più o meno non è che il numero, noi diciamo che ci sforziamo che di avere il doppione per ogni ruolo, no? Poi dopo ce la faremo, non ce la faremo, su qualche ruolo può essere bivalente per cercare di ottimizzare il monte ingaggi. Questa è una cosa che verrà fuori strada facendo alla luce di, poi, di tutte queste considerazioni. Direttore, mi scuso se dovessi chiederle qualcosa che magari ha accennato ieri. Il discorso che ha fatto sulla primavera è, presuppone un cambiamento di prospettiva, nel senso la primavera non è, come qualcuno banalmente può pensare, un serbatoio dove si attinge per trovare la toppa per la, diciamo, per la prima squadra, quanto la prima squadra diventa un modello di valorizzazione delle risorse e delle potenzialità che ci sono nella primavera, anche badando soprattutto alle caratteristiche tattiche. Quindi, come dire, è quasi una rivoluzione culturale che il tifoso è portato, come dire, a volere tutto subito, e invece con questo tipo di ragionamento un po' l'impostazione cambia. La domanda è, lei chiaramente non ha voluto fare nomi e io non capisco perché, ma leggere tra le righe che ci sia, come dire, la volontà di valorizzare un Vultura, per esempio, che è stato aggregato alla prima squadra e che come profilo tattico probabilmente corrisponde anche a quello che ha detto, può essere una chiave di lettura? E poi una domanda collegata ma più generale: vedere nella Spagna un giocatore di 18 anni come Pedri, che gioca con quell'autorevolezza e con quella padronanza del ruolo, significa che, cioè, rimane un'eccezione o significa che l'età media anche per esordire su palcoscenici così importanti come un europeo si sta abbassando? Ma troppe domande in una, troppe domande in una. No, non so da dove, troppe domande in una, però cerco di sintetizzarle, di non entrare per ognuna dentro a discorsi che possono poi alterare il concetto principale che io ho voluto trasmettere. Non è che è la prima squadra in funzione del settore giovanile. Ho detto in maniera chiara che il settore giovanile è importante quanto la prima squadra, per cui se è importante la prima squadra è importante anche il settore giovanile. Non ho detto che il settore giovanile, la prima squadra è in funzione del settore giovanile. Importante è una cosa, è importante è l'altra. Siccome quando sono due cose importanti devi tenere conto di tutte e due le cose, e siccome è un vaso comunicante prima squadra e primavera è un vaso comunicante, quello che può venire dovrà essere un vaso comunicante, perché non voglio stare a ricordare i trascorsi, lo faccio in momenti eccezionali. Questo non è un momento eccezionale, ma per far capire quanto è importante la prima squadra, non per il settore giovanile, ma quanto è importante il lavoro importante che si fa nel settore giovanile, dove la primavera è la massima espressione, è la massima espressione, ma non è il settore giovanile la primavera. Primavera è l'ultima tappa di un settore giovanile. A me mi dispiace quando si ricorda dell'altro ciclo del settore giovanile soltanto di una persona o di due persone. Ci si dovrebbe ricordare intanto chi quel settore giovanile l'ha creato. Quando io parlo di Attilio Adamo, parlo di Attilio Adamo. Quando parlo di Carmelo Russo, parlo di Carmelo Russo. Gli allenatori, non è soltanto l'allenatore della primavera che è quello da ricordare, ma sono tutti gli allenatori di quel settore giovanile che hanno portato
linfa nella primavera per diventare una primavera importante. Io non posso non ricordare quegli allenatori di quel ciclo che hanno portato, quando io sono andato via, ad avere 7 giocatori di quel settore giovanile in prima squadra titolari. Però se io di quei 7 giocatori titolari non avessi in prima squadra il ruolo giusto per quel giocatore, o quel ruolo, non quel ruolo giusto, quel ruolo che la prima squadra deve avere per tutto quello che esce dal settore giovanile, qualcuno non si sarebbe valorizzato. Per cui l'importanza è di dire quanto è importante la prima squadra, quanto è importante il settore giovanile e quanto il settore giovanile trasferisce poi nella prima squadra. E io vorrei che tutto quello che venisse trasferito dal settore giovanile in prima squadra abbia tutti i ruoli coperti, con un modello chiaro in questo senso. La domanda è, credo che questo abbia racchiuso un po' tante domande che mi hai fatto, le puoi di qua puoi tirare fuori. Però la risposta poi sul fenomeno, questa è un'altra domanda a parte che io mi sento di poterti anche dire, ma noi siamo stati in Lecce 20 anni fa, io parlavo con Pozzo e mi diceva: direttore, io invidio quello che fate a Lecce. Era l'Udinese ancora che lavorava per la prima squadra, ma non lavorava per creare risorse o le andava a trovare da lontano le migliori risorse, ma non se le creava in casa, cosa che ancora l'Udinese non è una società che... Ma noi siamo stati in Italia, ci siamo messi alla pari dei grandi club che a tirare risorse, siamo stati i precursori dei piccoli club ad aver portato tanti giocatori in prima squadra, partendo da un presupposto che ho sempre sbandierato. Qualcuno l'ha anche scritto come un modello nostro, che la qualità non ha età. Noi non abbiamo mai tenuto conto dell'età quando abbiamo voluto valorizzare la qualità. E non l'ho fatto, non ho tenuto conto quando in qualsiasi parte ho lavorato, da dilettanti alle società di C, alle società di B, alle società dopo Lecce sono andato alla Fiorentina, è stata la stessa cosa, te ne posso dire tantissimi che in età sono arrivati in Champions League a giocare, a Bologna con Diawara, da qualsiasi parte, ultimamente a Firenze con Vlahovic e con Castrovilli, con tanti giocatori giovani che, quindi voglio dire, non è che te ne posso nominare, è la stessa cosa, dobbiamo riprendere a fare a Lecce. E ieri ho detto che ci dobbiamo sentire orgogliosi di essere ritornati dopo tanto tempo nella primavera di eccellenza, che è una primavera di eccellenza che Lecce era da anni e anni che non ritrovava, e andiamo a ritrovarci ad affrontare i grandissimi club che hanno strutture e attrezzature, hanno giocatori che da anni continuano sempre a far crescere, partendo dai pulcini, dagli esordienti, dai giovanissimi, dagli allievi, e il meglio lo fanno arrivare. Noi stiamo cercando di bruciare le tappe, perché in tutti questi anni questa politica non è stata potuta essere messa a grande livello. Noi ci stiamo, non è che noi lo siamo, non ci stiamo sforzando. Il primo sforzo ha dimostrato di aver dato certi risultati. Siamo andati subito in A1. Adesso il problema è conservarlo. E questo è il problema, è conservarlo, non avendo in questi anni avuto da sotto una crescita. Io faccio fatica a trovare 2002-2003 da mettere nel campionato primavera e da affrontare l'anno, con squadre di un certo livello. Però devo sforzarmi aspettando quelli che dovranno arrivare
di casa, fatti in casa, dietro l'angolo, vicino casa, andare anche poi lontano da casa. Adesso sto cercando di andare anche lontano da casa per cercare di dare lustro a questa, a questo territorio, con una Primavera che sia una società, una squadra capace di evitare la retrocessione, perché andremo ad affrontare squadre veramente l'anno scorso è nato in A1 l'Ascoli, ha finito il campionato ed era una squadra imbattibile in Primavera 2, giocava nella 2 del Lecce. È tornata giù con 4-5 punti in totale, non so quanti punti ha fatto, se ne ha fatti 10, non lo so se ne ha fatti 10. E c'è questo rischio che io voglio mettere, e noi abbiamo fatto 4 acquisti con la prima squadra, ma il grosso lavoro, visto che ci sono delle fasce di età dove mancanti nel nostro settore giovanile, mancanti, cosa che invece posso dire che Gennaro Del Vecchio, su certe fasce di età, su 2004, devo dire che ho trovato delle potenzialità che io devo cercare eventualmente, perché devo pensare anche che c'erano nel 2002-2003, però poi non è che quando le trovi le devi saper migliorare, le devi saper esaltare, le devi saper finalizzare. Adesso noi abbiamo trovato, io ho trovato del 2004 delle potenzialità importanti, non faccio nomi perché non mi va di, non è giusto che io li faccia, a discapito di magari di altri, di qualcuno che mi dimette, però ci sono delle potenzialità importanti, però è difficile mettere in un campionato di A1 dove giocano 2003 e mettere potenzialità del 2004. Quelli che noi oggi abbiamo portato in prima squadra, vi devo dire, Vulturara e Bunè, ma sono dei prospetti che non è che giri l'angolo e li trovi facilmente. Eppure non è che sarà facile per loro in questo campionato di A1. Però noi, siccome abbiamo detto che la qualità non è da, dove è possibile, dove in certi ruoli della prima squadra che magari abbiamo, l'allenatore può avere bisogno, partiamo con 2 prime punte, se uno ha uno starnuto storto, devo dire c'è il terzo, e lo faccio con quello che magari oggi ci sta dimostrando qualcosa in più in prospettiva. La stessa cosa per il mediano centrale, Vulturara è uno che può fare sia il vertice basso, perché è un ragazzo che sa giocare dietro la linea della palla molto bene, anzi fin troppo bene, e spero che rimanga così, anzi vada a crescere sempre. E quindi, mancando questi giocatori che sappiano giocare dietro la linea palla, Vulturara, ecco perché incomincia ad annusare un po' l'area di alta montagna.